Io la vedo con i miei occhi, anche se non ci sta più, lo sento con le mie orecchie, quindi sta qua con noi praticamente. Spero che sta in pace, sta tranquillo, però la tranquillità nostra, torno a rivedo quando arriva la giustizia. Questa è la sua fede. Mattina e sera, c'ha 21 anni, ama questo lavoro, c'aveva come una passione, c'aveva tanta voglia di migliorare, da crescere, da fare sempre il meglio. Sempre col sorriso sulla faccia, sempre sorridente, sempre tranquillo. Quello che diceva, insomma, era il mestiere suo, era questo, era la cucina, era il cuoco. Era proprio il suo sogno fare il cuoco? Sì, era... Il suo sogno, diciamo, era, come ho detto, vestire la maglia della Roma, perché ce l'abbiamo tutti da bambini, da ragazzi, insomma, quelli di quella cosa di diventare calciatori famosi, insomma, di qua. Però lui, la sua vocazione era quella della cucina, perché il sabato sera lui comunque stava qui fino verso, come è successo sabato, fino verso mezzanotte. Stava qui, quindi quella sera a lavorare. È staccato dal lavoro, erano le 11:30, mezzanotte, è andato a casa. Si è fatta una rinfrescata, si è cambiato ed è uscito perché doveva tornare la domenica, però insomma arrivano verso le 9:30, quindi per passare quell'oretta spensierata insieme con gli amici. Andate via alle 11:30 e poi al mattino uno mi ha mandato un messaggio, io ho detto ma sicuramente ho un scherzo, non riuscivo a credere. Domenica mattina stavo a casa, mi sono svegliato, ho aperto i profili social e c'era questa notizia di un ragazzo di Paliano che l'avevano purtroppo picchiato a morte. E però cioè, personalmente non tutto pensavo tranne che potesse essere Willy. Cioè. Poi mi ha chiamato un altro ragazzo che lavora con noi, mi ha detto che era Willy, ho chiamato giù in hotel e ho detto ma scusa ma in cucina sono arrivati, erano le 10 passate. E mi hanno detto no, veramente no. E allora lì è cominciato, insomma, sono cominciato a scegliere notizie e l'ho saputo. Modo. Perché lui sarebbe dovuto venire qui al lavoro? Sì, alle 9:30 doveva stare qui domenica mattina. Abbiamo lanciato ieri mattina questa raccolta fondi direttamente con l'Iban del papà di Willy. Vorremmo tenere insomma viva il modo di vivere di Willy, perché comunque Willy era un ragazzo che si prestava a tutti, insomma aiutava la famiglia. Io la vedo con i miei occhi, anche se non ci sta più. Lo sento con le mie orecchie, quindi sta qua con noi praticamente. Spero che sta in pace, sta tranquillo, però la tranquillità nostra, torno a rivedo quando arriva la giustizia.